siamo sicuramente contenti perché abbiamo lavorato tanto in questi mesi. Ringrazio anche Marcello perché comunque abbiamo unito questi due eventi importanti in Italia, uno per il video, uno per l'audio, e diciamo che è come se fosse un anno zero, ecco, perché comunque sicuramente vogliamo aumentare gli sforzi sulla comunicazione, avere anche più espositori, e siamo già adesso anche con il Palacongressi per cercare appunto di allargare gli spazi. Questo che cosa vuol dire? Che crediamo in questo progetto, siamo già contenti di avere avuto quest'anno molti marchi importanti a livello video, e per quanto riguarda, era anche un discorso importante il discorso la parte dell'ingresso a pagamento, quindi su questo siamo molto soddisfatti perché avevamo un pochino di paura, ecco. Però il bilancio nei tre giorni è stato positivo, ecco, con una piccola percentuale di aumento di visitatori rispetto alla passata edizione. Io sono felice di essere un portatore sano di audio multicanale e continueremo a farlo perché vedo che piace molto e spero di aumentare insieme a Marco l'afflusso di gente e anche le sale multicanali, perché vedo che attirano molto la gente e sono molto divertiti da questa cosa. Aggiungo due cose: il periodo è perfetto ovviamente perché fino a ottobre è pazzesco, sì. Siamo stranamente sembra ancora estate, però speravamo in pioggia e freddo, così magari la gente ha più voglia di fare queste cose, però il periodo è perfetto, è meglio perché le aziende dell'audio-video soprattutto tirano fuori i prodotti, le novità in questo momento, da qui in avanti almeno è più giusto da quel lato. Ho visto anche che possibilità di crescere c'è, perché insomma la struttura, che è la più bella mai vista in manifestazioni di questo genere, e quindi magari si riuscirà anche a coinvolgere magari le aziende legate un po' più al video, che sarebbe veramente... Cosa che dobbiamo fare assolutamente, che inizieremo a fare già dal prossimo mese probabilmente, per l'edizione 2020. Inizieremo a lavorare già da gennaio, perché adesso quest'anno abbiamo investito anche sulla comunicazione e quindi abbiamo già un prodotto di partenza, ecco, perché comunque quello che è stato fatto in questi mesi ce lo ritroveremo anche per la prossima edizione, quindi anche molto materiale, e sicuramente, ecco, sì, vogliamo continuare a far parlare di sintonie di audio video show anche già a partire da dicembre, con tutto quello che è stato, con tutto quello che abbiamo fatto, e da essere già pronti a febbraio a sentire già tutte le aziende e partire prima con la comunicazione, sì. La pubblicità e farlo diventare insomma un evento importante, appuntamento probabilmente per fine ottobre 2020, sì. Allora, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi. Fantastico. Portatore sano di multicanale, bellissimo. Me l'ero preparata prima.